Siamo qua pacificamente nella nostra azienda, la chiamiamo, definiamo la nostra azienda pacificamente in attesa di. Abbiamo saputo per certo dalla nostra azienda che stamattina abbiamo la visita, anzi sta proprio arrivando l'ARPAC in questo momento alle nostre spalle per un sopralluogo e cercare di vedere di portare termine insomma a queste decidorie. Questa azienda la sentite vostra, perché? Perché in questa azienda il 90% di coloro che vi lavorano attualmente fanno parte della seconda e della terza generazione che lavora in azienda. Cioè mio padre lavorava in azienda, mio zio lavorava in azienda, il fratello lavorava in azienda, ci sono addirittura tanti casi che lavorano i nipoti dei nonni che lavoravano in questa azienda, cioè tre generazioni. E poi il modo in cui l'azienda si interagisce con gli operai ci fa dire nostra azienda, perché non ci sta un modo di essere dipendente padrone, no, ma ci sta un modo di portare un'attività avanti, di portare il pane a casa insieme. Il futuro come lo vedete, onestamente? Noi lo vediamo roseo. No, sicuramente ci metteremo a posto, ci metteremo in regola, dimostreremo che se avevamo da fare altri lavori che ci hanno puntualizzato, li abbiamo osservati e non al caso vi abbiamo invitato proprio per dimostrare anche realmente il vero aspetto della fonderia e magari non sempre lo stesso che ci dà un po' fastidio. Come pure, ripeto, io ripeto al popolo, alla popolazione, state calmi, non ci accusate, non vogliamo essere ripetitivi, ma non ci accusate di essere assassini, perché guardi è brutto andare in un bar la mattina e sentire magari da lontano finalmente hanno chiuso le fonderie Pisano, sono assassini. Io poi giustamente mi rivolto di guardi, io lavoro alle fonderie Pisano, oppure mi sento da qualcuno, guardate, osservate, zitto zitto che lavora alle fonderie Pisano. Noi siamo qua, io ho portato anche mio figlio a lavorare, ecco, mi riferisco a mio collega. Mio fratello ci ha lasciato in senso che è andato in pensione, ma sta in mezzo a noi stamattina, proprio per far capire che sta qua in salute, è pensionato. E forse, come ho detto a una testata giornalistica l'altro giorno, siamo oltre 50enni, quindi io penso di dire, stiamo dicendo la nostra, lasciateci lavorare nel pieno e nel rispetto delle norme, veniteci a controllare puntualmente tutti i giorni, siamo qua, lavoriamo e poi in attesa anche che l'azienda giustamente cioè a questo tavolo materiale mettiamo un po' nero su bianco per la delocalizzazione, perché anche, ci preme andare via anche a noi da qua. Probabilmente lasceremo questo ambiente noi, però poi dobbiamo vedere in seguito, senza puntare il dito, come ci saranno i comportamenti in seguito con l'impatto ambientale con altre aziende.